Allora, buongiorno a tutti. Conferenza stampa per raccontare nel dettaglio il lavoro del Consiglio dei Ministri di ieri sera, concluso tardino, che abbiamo finito, mezzanotte e mezzo. Con alcuni punti che sono oggetto della vostra attenzione, che non toccheremo in questa conferenza stampa. Mi riferisco alle nomine di alcune figure di ambasciatori e ad altri provvedimenti per i quali arriverà il comunicato stampa. Vi sono invece due buone notizie, che sono la prima, più semplice da raccontare, ancora molto ardita da realizzare, perché ci saranno tante cose ancora da fare, ma viaggiamo come dei treni, quindi saremo puntualissimi, come dei treni in orario, ed è quella che riguarda le scuole. Noi andremo a bandire un concorso per 63.178 insegnanti, giusto? Ho sbagliato il numero? Sì. No, 7. 63.712, sono 500 di differenza, ma per quei 500 ti cambia la vita, ed è un grande investimento sulla scuola. Questo paese ha un futuro se riparte sui grandi settori che sono quelli educativi, valoriali, ideali, è, se volete, simbolico. Potrei dire che lo abbiamo fatto volutamente, in realtà è del tutto casuale, che il giorno in cui si vota la riforma costituzionale, che segna anche simbolicamente passaggio, come più volte abbiamo detto ieri, di grande impatto, di grande rilievo, di grande valore, perché è la conclusione di un pacchetto di riforme che tiene insieme lavoro, pubblica amministrazione, che tiene insieme legge elettorale, tasse, ma che dà il senso della riforma istituzionale e costituzionale per lo stesso giorno. Trovo simbolico che si proceda con lo step numero uno verso il concorso, che noi speriamo a settembre potrà mettere in cattedra questi 63.712. Perfetto. Professori. Abbiamo però detto con Stefania, poi sarà lei a intervenire nel merito, a interloquire, a discutere anche della discussione sulle classi di concorso e sulle modalità del concorso, che il nostro convincimento molto forte è quello di fare una scelta legata alla qualità delle donne e degli uomini che faranno i nuovi insegnanti. Sono il bene più prezioso, perché noi diamo loro i nostri figli e quindi di conseguenza l'atteggiamento non può essere che la massima richiesta di qualità da tutti i punti di vista. Entrare nella scuola non è un diritto, abbiamo sanato la questione dei precari perché volevamo che non vi fosse più un racconto per cui l'insegnante, io devo fare l'insegnante perché è mio diritto, ma è una grandissima responsabilità, un grandissimo dono, una grandissima opportunità, bisogna scegliere le donne e gli uomini migliori per fare questo e spero, penso e credo che il concorso di questo 2016 andrà in questa direzione. Un grande e caloroso pensiero a tutti quelli che hanno detto che non intervenivamo sulla scuola. Mai un governo ha fatto quello che abbiamo fatto in termini di investimento economico sulla scuola. Scuola, e del resto noi bleriani, education, non occorre essere autorevole professoressa di inglese per provare di linguistica, se non di inglese, vabbè. Comunque l'inglese per capire che la traduzione di education, in italiano si legge futuro. Credo che questo sia il nostro domani. Dall'altro non inizia in realtà, perché la legge 124 è stata approvata ad agosto, un primo decreto legislativo, saranno circa alla fine una ventina più o meno, però un primo decreto legislativo è stato già approvato definitivamente. Era quello che tagliava i vecchi decreti attuativi e quindi è già legge, è già decreto legislativo. Adesso noi abbiamo i primi decreti
che riguardano molti, molti, molti settori, la cittadinanza digitale, con il PIN unico e il domicilio digitale entro il 31 dicembre 2017. Amadia ha voluto questa data perché pensa sempre alle elezioni del 2018 di febbraio, ma proprio la testa lì fissa, è terribile. Amadia. Aggiungo che sul tema del digitale e dell'innovazione vorrei segnalare che avevo messo nella e-news la chiusura di due bei colpettini, colpi importanti per il nostro sistema dell'ICT. Il primo con Cisco, il secondo con Apple. Apple, credo che sia uscito un comunicato stampa da parte di Cupertino, della casa madre di Cupertino, questa mattina, nella giornata americana, nella notte italiana. Apple aprirà a Napoli, una bella realtà, una realtà di innovazione, di apps, di credo circa 600 persone, se ho visto i numeri. Di sperimentazione veramente intrigante, credo che sia ufficiale che domani Tim Cook sarà qua, quindi ci parleremo dopo l'incontro di Milano, era stato a Milano l'incontro, di novembre scorso, e anche dopo l'ottimo accordo tra governo italiano ed Apple riguardo alle pendenze fiscali. Ma lunedì Cisco, Chuck Chambers era stato con noi lunedì mattina, un accordo davvero importante, 100 milioni di euro di investimenti di Cisco in Italia, anche in questo caso da Vimercate fino a Scampia, una serie di iniziative molto belle. Avevamo detto due annunci sull'ICT, sono arrivati, sono soltanto i primi due perché c'è molto ancora da fare. C'è un clima sull'ICT che io credo, sull'innovazione tecnologica, che credo sia interessante. Questo lavoro di Marianna sulla cittadinanza digitale è molto importante. Poi ci sarà finalmente il PIN unico anziché avere 1000 password. Questo vuol dire una semplificazione. Questo diventa il meccanismo con il quale si può tranquillamente, non facciamo pubblicità, diciamo, questo diventa il meccanismo con il quale si può interloquire e dialogare con la pubblica amministrazione. E con un PIN unico per il comune, per le multe che ti fa il comune, diciamo per la mensa dei figli, dai, se no con le multe non è bello, per la sanità, per il pagamento delle tasse. È una rivoluzione concettuale. Molto importante il tema della conferenza dei servizi e dei tempi tecnici di realizzazione. Pensate che oggi per avere le autorizzazioni poteva accadere di attendere anni, 8, 9, 10 anni, è finito quel tempo. Oggi noi abbiamo un sì o un no, al massimo, 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 se c'è una combinazione di sfortuna, si arriva al massimo a 5 mesi, sì o no. C'è una conferenza dei servizi, quasi sempre telematica, c'è una tempistica per dire il sì o per dire il no, è una norma direi evangelica, sia il vostro parlare chiaro, sì sì, no no. La pubblica amministrazione... Adesso saremo attaccati dalla evidente interferenza, ma credo che sia una grande, grande novità. C'è lo sblocca procedimenti, ci sono alcuni interventi, se necessari, se considerati particolarmente importanti dal sindaco, dal presidente di regione, dal presidente del consiglio, dal ministro, possono essere portati in consiglio dei ministri, e a quel punto i tempi si dimezzano. I tempi, come vengono chiamati, ordinamentali, i tempi burocratici, ordinari, non ordinamentali. C'è qualcosa simile in altri paesi, in Francia penso alle Procédures du Président, ma il messaggio è che le Procédures du Président lo può dire il Ministro della Funzione Pubblica, il Presidente del Consiglio, che ha una cultura amministrativa più ridotta, può dire che quando uno si gioca al jolly, l'amministratore vede che quel progetto è un progetto importante, che magari rischia di perdere 300 posti di lavoro, segnala, guardate che questo è importante, passa in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri dà una sorta di corsia preferenziale, si dimezzano i tempi. Idem sulla procedura autorizzativa per la cosiddetta SCIA, un unico documento che sarà lo stesso in tutto il Paese. E se non servono autorizzazioni l'attività parte subito, se servono autorizzazioni ci sono i tempi tecnici più rapidi possibili. Sui porti
Oggi esistono 24 autorità e soprattutto molte procedure complicate. La semplificazione che il Ministro Del Rio, assieme al Ministro Madia, ha immaginato, semplifica le procedure e riduce a 15 porti, o meglio, a 15 le autorità portuali, con una sana e seria politica di coordinamento. Cioè, è allucinante, se ci pensate, che ci sono, con il raddoppio del canale di Suez, dei traffici che comunque passano da Suez e poi vanno a Rotterdam perché è più comodo logisticamente, facendo, credo, 2, 3, 4 giorni di navigazione in più. Ora non so di preciso quant'è la navigazione fino a Rotterdam, ma è allucinante. Allora, noi andare a semplificare, qualche poltrona in meno, sì, qualche poltrona in meno, ma queste poltrone in meno corrispondono a un'efficienza in più. C'è tutto il tema della trasparenza, che è una delle caratteristiche su cui noi stiamo investendo di più, il percorso verso il cosiddetto FOIA, Freedom of Information Act, dati, numeri resi più evidenti e chiari agli occhi dei cittadini. C'è un decreto legislativo, nel merito poi Madia potrà entrare nel dettaglio, alla quale decreto ha lavorato tutto il sistema del Ministero di Lorenzin sui manager sanitari. Una cosa importante: chi gestisce male va a casa. Quindi una cosa molto semplice: è facilissimo rimuovere un dirigente sanitario che sta producendo sprechi, che non sta producendo risultati. Sarà facilissimo. Direttori delle aziende sanitarie selezionati per forza con un avviso pubblico sulla base di titoli e scelti da un elenco nazionale. Il tema è merito, merito, merito e naturalmente rimozione in caso di incapacità, di non raggiungimento di risultati. Forze di polizia da 5 a 4, Corpo Forestale dello Stato entra nell'arma dei carabinieri, è un fatto importante, si concluderà nel 2016. Siamo l'unico paese in Europa che ha 5 forze di polizia, tutti bravissimi, però da 5 passiamo a 4. Dicevano che era impossibile, ma dicevano che era impossibile dimezzare i tempi della pubblica amministrazione, dare certezza degli investimenti, eliminare il Senato come lo conosciamo oggi, fare la legge elettorale, assumere gli insegnanti. Diciamo che questa legislatura è la legislatura nella quale stiamo cercando di rendere possibile ciò che tutti dicevano impossibile. Sui servizi pubblici locali, il principio è quello dei costi standard, di mettere al centro non già quello che è accaduto fino ad oggi, vale a dire gli interessi di bottega di alcuni territori, non tutti a dire il vero, però io parlo sempre della mia esperienza da presidente della provincia quando lo sono stato tra il 2004 e il 2009. Nella mia provincia c'erano 5 aziende di rifiuti. Sono diventato sindaco e ho detto, beh, voglio portare da 5 aziende di rifiuti a un'azienda soltanto, non per la mia provincia, ma per 3 province insieme. Da 5 in una provincia a 1 in 3. Non ce l'ho fatta. Ho fatto alcune fusioni dentro la provincia, ma non siamo riusciti ad arrivare, anche perché allora cambiavano le norme costantemente. Il punto è dare certezza di diritto rispetto agli ambiti territoriali ottimali, incoraggiare le aggregazioni, rimuovere coloro i quali hanno atteggiamenti che non corrispondono, attraverso le figure commissariali di intervento e di sanzione, coloro i quali non procedono alla fusione, ma su questo tema, soprattutto per i rifiuti, c'è spazio per un grande, grande percorso di aggregazione. Vale naturalmente come principio di fondo sui servizi pubblici locali, si traduce nel passaggio nel decreto sulle partecipate da 8.000 a 1.000 partecipate. Naturalmente saremo in condizioni di verificare se questo obiettivo è stato raggiunto da qui a un anno. Il taglio immediato delle partecipate inutili è reso cogente e stringente, già c'erano delle norme dei governi precedenti ma non c'era la sanzione. Regole certe per impedire la costituzione di nuove aziende, perché poi il problema vero è che non fai in tempo a cancellarne una che te ne partono due, e la riduzione dello stipendio per gli amministratori che non producono utili. Infine, molto banalmente, i furbetti del cartellino, chi timbra e se ne va. Ho letto autorevoli commenti dicendo le norme ci sono già. La norma è molto semplice: se io ti becco a timbrare il cartellino, entro 48 ore ti mando a casa sospendendoti, giusto?
con 30 giorni poi per chiudere il procedimento. Ma la vera novità è che non è previsto questo, è possibile, ma non è obbligatorio, è il dirigente che deve scegliere. No, la differenza rispetto alle norme del passato, visto che c'è una felice sintesi tra Brunetta e la CGIL che dicono ah, le norme ci sono già, sì, non sono efficaci come questa. Questa è una norma per cui se la Madia è quella che timbra il cartellino e se ne va, e la Giannini è la dirigente, oggi non c'è un obbligo di licenziamento della Madia, è la Giannini che può valutare se fare o no. Noi diciamo, cara Giannini, se non la licenzi te, non ti preoccupare, licenziamo anche te. Questo è un modo democratico di interpretare, ovviamente, il ruolo del dirigente. Ma mi sembra del tutto evidente che non c'è spiegazione alcuna, perché, attenzione, non significa dire, poi naturalmente può succedere tutto quello che riteniamo, ci sono tutte le procedure, le garanzie, sai, ma qui non stiamo parlando di una casualità. Mi sono dimenticato di timbrare l'uscita perché sono andato a prendere mio figlio che stava male e aveva avuto un incidente, che sono naturalmente cose che possono accadere, per carità di Dio. Ma quando io vedo quello che a Sanremo va in mutande, no, perché, scusate, cioè, voi ridete, ma il cittadino a casa non ride. Quando vede quello che va in mutande, ho chiesto ieri durante questi visti, ma si è capito perché è andato in mutande? Dice, perché stava al piano di sopra. Ora, al di là che quello sta al piano di sopra, scende in mutande, timbra e va, spero a vestirsi almeno. No, non so se Orlando ha depenalizzato anche quello, ma non credo. A mio giudizio è una cosa enorme. Allora, questa non è una possibilità, non è un optional. Non è che tu dici, ma la dirigente, guarda, poi magari la dirigente è amica dell'impiegata e compagnia bella. La dirigente, perché questa cosa non lo fa, perfetto, e noi licenziamo te. Questo è lo scenario d'insieme. Naturalmente, poi pronti nel dettaglio a dare tutte le informazioni, le slide le twitterà la Madia, quindi è una soddisfazione, perché io ritwitterò la Madia che pubblica le slide, ma la cosa che vorrei segnalarvi è che 63.000 insegnanti, perché l'Italia crede nell'educazione e nella scuola, semplificazione, i tempi, questa è una cosa enorme, a tutti gli imprenditori che dicono io entro in un comune, non so, guarda, tu quando entri in un comune sai che adesso ti diranno sì o no, cosa bellissima, io da sindaco sarei entusiasta, mi spiace solo non essere sindaco per non poterla provare sta norma, la gestione di alcune partite strategiche, penso ai servizi pubblici, alle partecipate, i dirigenti sanitari. Un cittadino deve sapere che da quando questi decreti entreranno in vigore, i decreti vanno al Parlamento, il Parlamento ne discute, farà delle modifiche e poi noi approviamo quella definitiva. Quindi ragionevolmente? 2-3 mesi. 2-3 mesi. Siamo a Pasqua. Tanto è alta quest'anno, si va bene. Mi sa che a Pasqua sono 2 mesi anziché 3. Vabbè, vediamo. Diciamo entro aprile vediamo di chiudere definitivamente questo pacchetto di proposte qui. Se riusciamo a fare questo diamo il segno di un'Italia che è semplicemente più semplice e funziona meglio. Quindi io, con il vostro permesso, se non ci sono domande per me a parte rispetto a queste due questioni, vi lascerei nelle mani delle ministre e andrei a Losanna, dove c'è con il prode capo del CONI, Malagò, e il prode presidente Montezemolo, la grande offensiva italiana sui giochi olimpici. Prego. Lei vuol fare la domanda sui furbetti del cartellino. La ringrazio di questa domanda, no, prego. Francesca Nava, Piazza Pulita, La 7. Se non le dispiace vorrei farle una domanda sulle banche, se ecco. È possibile. Come sappiamo tutti, le banche si reggono sulla fiducia dei clienti. In questo momento sembra che questa fiducia stia venendo meno, come anche dimostra la fuga da MPS, che ha perso quasi 1 miliardo di euro di correntisti, il titolo pure ha perso quasi più del 50% dall'inizio dell'anno. In questo momento, diciamo, di bufera sui mercati finanziari, in cui il sistema bancario italiano sembra nel mirino, c'è un po' la sensazione che le autorità che dovrebbero controllare, cioè da Banca Italia, Consob e anche il governo, stiano facendo poco o niente. La mia domanda è questa: lei, Presidente, sarebbe disposto a varare una bad bank anche senza, diciamo, l'ok della Commissione europea? E in caso di necessità chiederebbe l'intervento del Fondo Salva Stati e della Troica
per ricapitalizzare il sistema bancario italiano come ha fatto la Spagna nel 2012? Dopo il 2012 o il 2013 c'è totalmente un altro mondo, punto. Quello che andava fatto prima è stato fatto prima. Oggi c'è un altro mondo, la mia posizione è quella di un'intervista che oggi ho fatto al Sole 24 Ore, credo molto dettagliata, molto puntuale. Io credo che il sistema italiano sia solido. Ci sono non le banche nel mirino, ma alcune banche nel mirino. È il mercato. Bellezza, è il mercato. Quindi di conseguenza bisogna rispettare le regole del gioco del mercato. Tutti i segnali che sono arrivati in queste ore sono segnali di grande serietà da parte delle istituzioni che lei critica del tutto legittimamente, ma con critiche che io non condivido e che quindi respingo al mittente. Sono segnali di forza, di solidità, di fiducia. Credo che la vicenda banche abbia due elementi interessanti. La prima, è evidente che il mondo delle banche in Italia ha la possibilità, e io dico la necessità, di cambiamenti significativi. Per anni si è lasciato passare un messaggio sulle banche popolari di sostanziale disinteresse. Il meccanismo delle banche popolari non funzionava. C'è un governo che ha cambiato quel meccanismo, è il nostro. E portando le banche popolari a doversi quotare e a cambiare le regole della propria governance, oggi le banche popolari hanno tutte le caratteristiche per essere le protagoniste di un processo di aggregazione, di fusione, di consolidamento interessantissimo. Alla fine di questo processo, grazie all'azione del governo, ci saranno meno banchieri, meno poltrone, più risorse per il sistema, più risorse per il credito, più meccanismi trasparenti, la borsa. Questo elemento di aggregazione, fusione e consolidamento mi porta a dire che la crisi di queste ore, le turbulenze di queste ore possono essere una grande opportunità per l'Italia. Noi la seguiamo, siamo attenti, siamo ovviamente pronti a prendere tutte le misure necessarie, ma è una grandissima occasione, una grandissima opportunità. Alcune delle banche italiane sono tra le più solide al mondo, alcune banche italiane hanno bisogno di fare uno sforzo in più. Tutto il sistema del credito italiano sa di avere a che fare con un paese che è molto forte, molto solido e che è un paese che in questo clima geopolitico di instabilità è un ottimo investimento. Un po' perché stiamo facendo le riforme e un po' anche perché altrove tale e tanta è la turbolenza che l'Italia paradossalmente può essere un porto più tranquillo rispetto ad altri. Dunque questa è la prima considerazione. Noi seguiamo, stiamo attenti, ci occupiamo, verifichiamo, abbiamo preso atto di quello che ha detto Francoforte ieri, non c'è nessun intervento in vista della BCE sulle banche italiane, credo che sia un elemento molto chiaro di messaggio esterno, ma contemporaneamente pensiamo che i banchieri italiani, gli azionisti, i manager, debbano fare di corsa, debbano fare presto e bene. Il sistema italiano avrà, alla fine di questo percorso iniziato con la nostra riforma delle popolari, meno banche più solide. Avrà un livello di presenza del sistema del credito a livello europeo sempre più forte perché noi siamo un grande paese, abbiamo un risparmio privato straordinario e quindi la mia percezione è quella di una situazione da verificare, da controllare, ma è anche di una situazione che può diventare una bella occasione, una bella opportunità. A condizione che si faccia le cose sul serio, che si faccia le cose rigorosamente, che naturalmente si prenda atto dei meccanismi del mercato che corrispondono ad altre dinamiche. Secondo punto, certo, se lei dice ma se nel 2012 avessero fatto i non performing loans per i non performing loans una soluzione diversa da quella che è stata fatta, che poi è stata una non soluzione, quindi sì, certo, non c'è dubbio, se avessero fatto la bad bank allora, se avessero fatto la riforma del lavoro 10 anni fa, se avessero modificato il titolo quinto 10 anni fa, se avessero sistemato il precariato 10 anni fa, sai quante offese ti risparmiavi
Se avessero sistemato il codice digitale 10 anni fa, sì, però il se e i ma sono patrimonio intellettuale di tante persone, ma non necessariamente degli italiani. Questo è il primo tema. Quindi, lei dice che c'è una grande crisi. C'è una turbolenza, questa turbolenza può essere un'occasione. L'importante è che si faccia le cose sul serio. Rispetto ai non performing loans stiamo studiando delle soluzioni, il Ministro Padova sta facendo un ottimo lavoro, il dato è meno grave di quello che viene percepito dai mercati, ma comprensibilmente i mercati fanno il loro gioco, perché i mercati fanno le loro partite come è giusto, doveroso e normale che sia. Io le dico questo, il modo migliore per ridurre le sofferenze è far ripartire l'economia. Primo punto, sul medio periodo. Secondo, accelerare le procedure dal punto di vista delle procedure di recupero dei crediti. È un tema che è all'oggetto, diciamo, oggetto della nostra attenzione. Quindi lo spazio, oltre agli argomenti di cui si parla tutti i giorni, per fare un lavoro importante in questa direzione, c'è. Vedo con grande positività il fatto che le banche di credito cooperativo hanno chiuso un processo di autoriforma che hanno presentato, credo che sia giusto che lo presentino anche in modo esplicito nelle prossime ore, nei prossimi giorni, noi siamo pronti a fare la nostra parte, per cui le dico, non è che voglio minimizzare, perché non minimizzo niente dal punto di vista delle questioni sulle banche, ma dico che quella che oggi è considerata come una grave situazione può diventare l'opportunità per accelerare un percorso che comunque alcune banche avrebbero dovuto fare. Nella logica di sì, se l'avessero fatto 20 anni fa sarebbe stato meglio, 10 anni fa, 5 anni fa. Secondo punto sui mercati, c'è un quadro internazionale che sta cambiando, anche con ritmi imprevisti. Cioè non dimentichiamo che quello che sta accadendo dall'inizio dell'anno non è tanto il sistema bancario italiano, cioè anche quello, noi lo seguiamo perché ci sta più a cuore, e che come finalmente credo sia chiaro non riguarda certo piccole realtà di provincia, ma riguarda il disegno strategico del sistema bancario. Qual è l'elemento chiave? Che si apre per la prima volta dopo molte considerazioni, i fattori esterni sono tutti positivi, degli elementi di riflessione. La Cina che va in un certo modo, le materie prime che hanno un certo prezzo, sul petrolio si sta giocando una partita molto complessa, credo che sia $26, io non so come adesso, ma capite che una cosa è se il prezzo del petrolio passa da 130 a 70, a 60, una cosa se va a 25, cioè, è un bel elemento di instabilità anche geopolitica, e non a caso stiamo vedendo tante scelte di conseguenza di alcuni paesi produttori e non soltanto. Io la dico così, questo richiama ancora più attenzione sull'Italia. L'Italia da sola naturalmente ha alcuni elementi di forza. Quello che è cruciale è che l'Europa sia capace finalmente di raccontare una prospettiva per i prossimi anni. E qui sta la discussione con i nostri amici europei. Noi non siamo contro l'Europa. Io sono europeista nel midollo. Io voglio più Europa. Ma voglio un'Europa che funzioni, che abbia regole uguali per tutti e che sia in grado di stare nella competizione globale con più dinamismo e con più energia. Io voglio un'Europa più forte. Non voglio un'Europa più debole. E voglio un'Europa in cui le regole che valgono per me valgano anche per gli altri. Che non ci sia un doppio standard. E se su questo bisogna dire, ehi, le regole valgono per tutti, l'Italia, dopo anni in cui ha avuto paura nel rapporto con l'Europa perché temeva chissà cosa, oggi è tornata per dire una cosa molto semplice. Siccome a casa nostra le riforme le abbiamo fatte, tutto quello che avevamo annunciato di fare l'abbiamo fatto, ecco, ora, gentilmente, parliamo di che cosa deve essere l'Europa dei prossimi anni. E questa discussione la faccio da europeista, convinto, ma la faccio pensando che ci sia bisogno della voce dell'Italia, perché quando la voce dell'Italia non c'è stata perché l'Italia era in tutt'altre faccende affaccendate, non è stato un bene per l'Italia e nemmeno per l'Europa. Per cui, senza paura, grande determinazione, grande decisione, io non sono qui a fare il portavoce di un litigio,
per niente, se uno utilizza in conferenza stampa delle espressioni sbagliate, pace. Cioè, sono, tra le mie caratteristiche ci sono tanti difetti, ma non quella di essere permaloso. Chiunque ha utilizzato delle espressioni sbagliate, succede. Sono chiaramente sbagliato nel merito e nel metodo. Ma quello che mi interessa è che lui non sbagli le politiche. Sull'immigrazione, sull'energia, sullo sviluppo economico, sulla crescita, sui posti di lavoro. Questo è quello che mi interessa. Anche per questo, insieme al Presidente della Regione Nicola Zingaretti e al Ministro della Cultura Dario Franceschini, nelle prossime settimane sarò a Ventotene, dove il governo italiano farà un grande investimento sul rilancio di quel luogo così caro a tanti di noi e dove racconteremo cos'è per noi l'Europa che verrà. Noi siamo dalla parte dell'Europa, ma dell'Europa che funziona, non da parte dell'Europa che si chiude a riccio nella paura. Ci sono domande per la Madia e Giannini? Chi ci avete? Filippo? Filippo? Posso? Ma mi scusi, le ho già ho fatto una risposta di un'ora e un quarto per dirle che cosa intendiamo fare. Dopodiché è evidente qual è la posizione del governo italiano, che è quello di un governo che pensa che questa vicenda si gestisca in un modo che non è quello che dice lei. Lei parte dal presupposto che ci sia la Troica, la Grecia, il 2012, le cose contro l'Europa. È un racconto, che è un racconto tipico di una parte della comunicazione italiana e le dico anche della politica italiana, quindi non gliene faccio una. Io ne ho un altro. Magari ha ragione lei, non lo so, però non è così. C'è questo racconto costante per cui l'Italia è il sorvegliato speciale, allora chiamiamo la Troica, è un meccanismo che da 20 anni molti di voi portano avanti ed è il meccanismo che distrugge l'idea stessa dell'Italia in Europa, perlomeno per come la vedo io. Io ne ho una totalmente altra, io non credo che l'Italia sia la sorvegliata speciale dell'Europa, io credo che l'Italia sia il motore dell'Europa. E quindi di conseguenza se lei mi domanda sulle banche che fa, sulle banche le ripeto quello che ho detto, se vuole glielo ridico. O magari con parole diverse per far vedere che l'ho imparata, e cioè che le banche italiane sono solide, ce ne sono alcune sotto attacco, quindi non c'è un problema bancario in Italia in quanto tale, ci sono alcune banche che devono cambiare. Se avessimo fatto prima il decreto delle popolari, noi siamo arrivati e l'abbiamo fatto. Come sarebbe divertente oggi andare a vedere quelli che erano contro il decreto delle popolari dire: ah, non avete fatto niente sulle banche. Ma insomma, sarà interessante, ma adesso al lavoro con molta serenità, con molta convinzione e con molta determinazione. L'Italia è molto più forte di quello che un certo tipo di racconto lascia immaginare. Le ho risposto adesso? In realtà no, come prima, ma vada pure avanti. Le ho detto esattamente la stessa cosa di prima, però vedo che è più soddisfatta, per cui va bene, così sono contento. Veloce però, vero? No, la scuola al Presidente del Consiglio. La scuola alla Giannini. Però la vorrei chiedere al Presidente del Consiglio. È indubbio che siete andati come dei treni sulla scuola, sfidando anche una forte opposizione. La domanda è se non siete andati troppo veloci. Nei primi 4 mesi l'attuazione della buona scuola non è così come era nelle carte. 3 veloci esempi. Il potenziamento. Doveva insegnare ai nostri ragazzi... Mi dica gli altri, io so, la conosco. Il cinese, l'inglese, è un parcheggio in questo momento spesso per docenti a cui i presidi non sanno bene cosa far fare. Poi? La seconda cosa, la supplentite che doveva andare via col precariato, me lasci un attimo spiegare, molti nostri ragazzi hanno cambiato 2, 3, 4 volte l'insegnante di matematica in 4 mesi. Posso fare un master sui supplenti. La terza? La terza è le GAE, il 60% di chi era nelle GAE non insegnava da 5 anni e quindi le chiedo se davvero si sono scelti gli insegnanti migliori. Dunque, questi 3 punti. Andiamo molto rapidamente dalla parte mia, poi la Giannini nel merito. Le GAE non è che tu hai una possibilità di scegliere se prenderli o no, avevano un diritto, punto. Si chiamano GAE, graduatorie, si chiamavano graduatorie a esaurimento, che finché non esaurivano avevano diritto a entrare. Non si stiamo parlando delle sue valutazioni soggettive e oggettive nel merito dell'insegnante, stiamo parlando di un diritto di quella persona di entrare a scuola. Per anni si è rimandato il problema. E sono entrati in servizio in modo definitivo persone che da 20 anni facevano i precari. Io lo considero un fatto di civiltà.
questo. Come la buona scuola verrà attuata nelle prossime mesi, lo verifichiamo, naturalmente tutto marcia, poi qualcosa marcia meglio, qualcosa peggio, nel merito del ministro Giannini verificherà, però quello che voglio dirle è che per una volta c'è un investimento sulla scuola, impegno preso, a cui corrispondono dei fatti. La considero una cosa enorme, se a questo ci aggiunge i 940 milioni che la BEI ha dato per le scuole, per gli investimenti sulle scuole, i lavori sui controsoffitti, stiamo cercando di rimettere in piedi una scommessa sulla scuola e sull'educazione. Poi naturalmente possiamo fare tutti gli errori di questo mondo, nel merito delle vicende credo che il tema della supplentite ovviamente andrà a finire quando la buona scuola sarà a regime. Per cui ci vuole almeno 2-3 anni come minimo, ma il percorso è impostato e rispetto ovviamente al potenziamento è chiaro che molto dipende anche poi da come la singola scuola si organizza, perché lei mi insegna, se c'è l'autonomia, c'è l'autonomia, bisogna anche fare un grande investimento sui presidi, sui, come si chiamano, dirigenti scolastici, sui dirigenti scolastici, perché utilizzino l'autonomia a pieno. Ci sono altre domande su cose che non siano... l'ultima, poi si... Altro tema caldo, quello delle unioni civili. Secondo lei c'è ancora spazio per un compromesso, per modifiche anche significative, oppure dirò anche la testata, sì, Augusto Cantelmi, TV 2000, la collaboratrice. No, capisci, oppure il testo Cirinà deve andare avanti così com'è e deve essere approvato così. Però anche su questa è facile, avevo già risposto più volte, per cui l'Italia è l'unico paese che non ha una legge sui diritti civili tra i 28 paesi dell'Unione Europea, 27 su 28 ce l'hanno, noi vogliamo che questa legge ci sia. Le modalità con le quali il Parlamento si accingerà a votare dipendono dal dibattito parlamentare, il governo in questa vicenda non interviene in quanto governo, quindi rispetta il dibattito parlamentare, credo che le prossime ore saranno molto importanti per cercare di capire come si svilupperà il dibattito in Parlamento, però penso che la stragrande maggioranza degli italiani sia assolutamente d'accordo sul fatto che una legge ci deve essere. Poi ci sono dei punti che sono delicati, sono punti veramente delicati, su cui le divisioni sono trasversali. Io credo che occorra molto rispetto, che occorra la capacità di ascoltarsi. Sono molto contento della qualità del dibattito fino ad ora. Non si sono alzati muri e steccati come in passato. Si è fatto uno sforzo nel capirsi, nel riconoscersi, naturalmente poi a un certo punto si arriva a chiudere e si vota, e arrivando a chiudere e si vota vedremo che tipo di lavoro sarà stato fatto dal Parlamento nella nobile e suprema arte del dialogo. Detto questo vi lascio alla Madia che entrerà nel dettaglio e alla Giannini che vi risponderà su tutto il potenziamento, le GAE e la seconda fascia e tutto il resto, che siamo preparatissimi. Una cosa però è davvero... Io non so quanti di voi 2 anni fa avrebbero scommesso su quello che sta accadendo. Lo dico non perché è bello voltarsi indietro, perché per carattere io sono uno di quelli a cui piace andare e guardare molto in avanti. Però se 2 anni fa ci avessero detto che la legge elettorale veniva fatta, che la riforma costituzionale veniva votata con i senatori che per 3 volte votavano la loro abolizione, 3 volte, a maggioranza assoluta. Ieri quanti erano? 180 voti di senatori, più dell'ultima volta. Lo sforzo sulla pubblica amministrazione, fate caso alle cose che abbiamo detto, tempi certi, una cosa enorme, tempi certi, non c'è più il porto delle nebbie negli uffici pubblici. Via il precariato dalla scuola italiana. Era la grande malattia degli insegnanti, era il precariato per l'insegnamento, non per gli insegnanti. Il lavoro fatto comunque sulla giustizia civile, l'abbassamento delle tasse, il recupero di ruolo dell'Italia a livello internazionale, che può piacere o meno, ma è un dato di fatto oggettivo. Io vi ho detto 2 annunci di Cisco e di Apple, 2 grandi multinazionali che vengono qua e che investono in Italia e non altrove. La grande discussione sull'Europa, che noi stiamo facendo in positivo, perché l'alternativa qual era? Era quella di continuare, 2 anni fa dicevano Italia e Grecia sono in un angolo, oggi l'Italia è protagonista di un dibattito, noi chiediamo più crescita, più
più ideali. Noi diciamo che per ogni euro messo in sicurezza bisogna mettere un euro in cultura, per ogni euro messo in polizia bisogna mettere un euro nelle periferie. Le forze di polizia passano da 5 a 4. Vengono via le poltrone delle partecipate. Insomma, a mio giudizio, uno poi può dire, secondo me state facendo un sacco di errori, ed è legittimo che uno lo pensi. Non è vero, è legittimo che uno lo pensi. Ma quello che sta accadendo oggi, lo dico con il sorriso sulle labbra, o ancora le popolari, no? Il meccanismo di modifica delle popolari. Era impensabile toccare le popolari. L'ultimo che tentò di toccare le popolari nel 98 era il ministro Ciampi, ministro del tesoro Ciampi, e il direttore generale del tesoro si chiamava Mario Draghi. Cercarono di cambiare le popolari e non ce la fecero. Il Parlamento disse di no. Questo Parlamento ha cambiato anche le popolari, portandole sul mercato, e vedrete che sarà interessantissimo il risico e le aggregazioni che ci saranno. Oh, ma questo è un paese che è ripartito. Poi nei prossimi 2 anni c'è da fare ancora di più per me, perché l'appetito vi è mangiando. Ma quello che sta accadendo oggi finalmente è che l'Italia ha smesso di essere quella che si lamenta soltanto. E allora credo che la riforma della pubblica amministrazione, così faccio l'assist alla Madia lasciando la B, è quella che più gioca contro i cliché tipici del nostro paese. Se alla fine il Senato supera se stesso, il corpo forestale non sarà più corpo autonomo, ma ringraziamo i forestali per il loro lavoro, ministro Martina per la collaborazione, ma diventa una parte dell'arma dei carabinieri. Se si riducono tutto ciò che costituiscono, diciamo, i doppioni o comunque le ripetizioni, perché pensate soltanto al voto di fiducia. Dare 2 volte lo stesso voto di fiducia, ma aveva senso. Se prendi la fiducia, prendi la fiducia. Se non la prendi, vai a casa, stop. No, ma io ho la fiducia alla Camera, però al Senato, però poi torno. Quanti governi sono cascati su questo? Ecco, quello che voglio dirvi è, l'Italia è tornata, bella tosta, bella decisa. Se poi prendessimo anche le Olimpiadi, sarà dura, ma ci si prova anche su questo. Madia, a lei la parola su tutto il dettaglio, e poi quando pubblichi io ritwitto. E te invece rispondi di tutto. Alla base anche la Giannini, no? Buongiorno a tutti. Io non rientro nel dettaglio dei decreti legislativi che abbiamo approvato ieri, il Presidente del Consiglio ne ha già indicato i temi e poi se volete potrete farmi domande, però vorrei sottolineare alcuni aspetti. Uno, l'importanza che come governo e quindi anche nella riforma della pubblica amministrazione diamo all'attuazione. La legge 124, la legge delega sulla pubblica amministrazione, è una legge molto ampia. Abbiamo preso l'impegno di attuarla come governo tutta entro questa legislatura e questo impegno lo stiamo rispettando, perché ieri abbiamo approvato i primi 11 decreti legislativi. Un decreto è stato già approvato in via definitiva, quindi siamo, diciamo, a più della metà circa dell'attuazione di questa delega così ampia, e io credo che questo sia un primo fatto importante di coerenza con quello che abbiamo sempre detto. Il secondo punto che vorrei sottolineare in generale su tutti questi decreti è la serietà con la quale abbiamo scritto le norme. In che senso serietà? Siccome parliamo di obiettivi che da tempo vengono discussi anche da diversi governi, penso per esempio alla riduzione delle partecipate, ma non solo, io voglio sottolineare che in ognuna delle nostre norme c'è un meccanismo finale di chiusura del cerchio che rende la norma cogente. Quindi noi stiamo facendo le cose sul serio. Con il decreto legislativo sulle partecipate è evidente nella norma stessa, così come invece non è stato in norme approvate in passato, che si arriverà per forza alla liquidazione delle quote nelle partecipate, che attraverso i criteri qualitativi che abbiamo indicato vengono considerate partecipate inutili. Quindi
importanza dell'attuazione e serietà delle norme che portano concretamente agli obiettivi che ci siamo dati. Tutto questo per un paese più semplice. Io mi apro volentieri alle vostre domande. Buongiorno, Sonia Ricci, Public Policy. Io ho un paio di domande, una sulle società partecipate e l'altra sul FOIA. Partecipate, si è parlato nei giorni scorsi di questa vigilanza amministrativa sulle partecipate e vorrei capire dove è stata collocata, cioè se a Palazzo Chigi o al MEF e con quali poteri ispettivi, cioè quali poteri sono stati attribuiti. Sul FOIA, dalle bozze che sono circolate, emerge che per l'amministrazione, diciamo, inadempienti, che non apriranno i propri documenti, non è stata prevista una sanzione. Volevo capire se questa cosa era stata aggiunta in Consiglio dei Ministri e se il FOIA riguarderà tutti i documenti, cioè verrà modificata la legge del 1990 oppure è stato ristretto il campo. Grazie. Dunque, prima risposta, c'è stata un po' di confusione sulla stampa rispetto all'organismo di vigilanza, se ne è parlato in questi termini, poi si è parlato di vigilanza che sulle partecipate statali. Ecco, noi a maggior ragione abbiamo cambiato, diciamo, il nome a questo organismo, che tra l'altro non è un organismo, è un'articolazione, è una struttura del Ministero dell'Economia, che però rientra in quello che dicevo prima, cioè per dare cogenza una volta per tutte alla riduzione delle migliaia di partecipate che noi abbiamo nel nostro Paese, abbiamo l'esigenza di fare in modo che se l'amministrazione partecipante non si muove in autonomia per ridurre le partecipate con i criteri che diamo nel decreto, ci sia una struttura che si assume la responsabilità di farlo con poteri sostitutivi. Questa struttura sarà una struttura del MEF, del Ministero dell'Economia, e avrà compiti di attuazione delle norme previste in questo decreto. Ovviamente per attuare queste norme ci sarà anche la necessità di fare il monitoraggio delle partecipate, di ricevere i piani di razionalizzazione dalle amministrazioni e quindi di ricevere i dati sullo stato delle partecipate del nostro Paese. Perché un aspetto innovativo del decreto legislativo sulle partecipate è che non solo noi riduciamo con certezza le partecipate inutili oggi esistenti, ma continuiamo questo monitoraggio per il futuro affinché non ci troviamo fra qualche anno a riavere, diciamo, uno stock importante, non sempre virtuoso, come quello che oggi esiste in Italia. Per quanto riguarda l'apertura dei dati, noi abbiamo nel decreto legislativo sulla trasparenza, credo, fatto un lavoro di sostanza molto importante. Come governo abbiamo dimostrato dall'inizio, al di là delle norme, che crediamo nella trasparenza. Abbiamo voluto fortemente, con determinazione, aprire un sito Soldi Pubblici dove sono pubblicati i dati di spesa di tutte le amministrazioni, dai comuni allo Stato. Abbiamo voluto aprire la gestione delle risorse in un grande evento come Expo. Con un lavoro importante fatto con il Ministro Delrio abbiamo portato il modello di Open Expo a Open Cantieri. Queste iniziative, fatte prima di questo decreto, quindi al di là delle norme approvate dal nostro governo, ci hanno portato nel ranking internazionale sulla trasparenza a scalare di 8 posizioni la graduatoria. Dico questo perché queste iniziative, che non sono state iniziative facili da portare avanti, ma che abbiamo voluto con determinazione, testimoniano anche qual è la nostra visione sulla trasparenza. Noi non crediamo che la trasparenza sia una serie di appesantimenti e adempimenti burocratici per le amministrazioni. La trasparenza oggi, grazie all'innovazione tecnologica, quindi con le potenzialità che ci offre la nostra epoca, è una grande arma di democrazia. E quindi tutto quello che noi facciamo nel decreto legislativo sulla trasparenza, obbligando le amministrazioni a pubblicare con chiarezza tutti i dati di spesa, con particolare riferimento anche ai dati sui redditi del personale dirigente, dati aggregati sui redditi del personale dirigente, cioè ogni amministrazione dovrà pubblicare con chiarezza
quanto ogni dirigente guadagna dalla finanza pubblica. Questa è una norma di trasparenza fondamentale e sono previste delle sanzioni se non si rispetta, ed è fondamentale anche nel rispetto della norma sul tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici che come governo abbiamo introdotto con uno dei primi decreti, forse il primo decreto approvato dal nostro governo. A questa operazione di trasparenza generale sui costi, alla legificazione del sito soldi pubblici e quindi sempre più alla necessità di dare al cittadino una trasparenza comprensibile, perché è questa l'operazione che noi abbiamo voluto fare in questo decreto. Trasparenza non è una serie di obblighi e adempimenti burocratici per le amministrazioni, è la necessità, il dovere delle amministrazioni di dare al cittadino dei dati comprensibili affinché ci sia un controllo sociale da parte dei cittadini. Riteniamo che questa sia la migliore politica di spending review non lineare ma qualitativa, il controllo sociale. Lo portiamo anche, tra l'altro, nel decreto sulla dirigenza sanitaria, perché un elemento, il Presidente del Consiglio prima ha detto, il direttore sanitario che non raggiunge gli obiettivi viene rimosso. Un obiettivo esplicitato nel decreto è la modalità con la quale il direttore sanitario riesce a rendere trasparente la gestione delle risorse, trasparente e comprensibile per i cittadini. A questo aggiungiamo la possibilità per i cittadini di chiedere dati e documenti alla pubblica amministrazione. Ma senza sanzioni per le amministrazioni che non la dicono? No, sanzioni per la parte sui dirigenti e poi eventuali controversie sarà la giustizia amministrativa a deciderle. Claudio Tucci, Sole 24 Ore, buongiorno. Una domanda a entrambi i ministri. La prima, ministro Madia, in realtà la stretta sui fannulloni, gli assenteisti, è in realtà un inasprimento molto forte delle sanzioni rispetto all'attuale normativa. Le chiedo, nel testo finale è rimasta per i dirigenti l'omissione d'atti d'ufficio in caso di inerzia? Seconda domanda. Questo sarà un antipasto, ce lo auguriamo tutti, no? nella riforma dei procedimenti disciplinari che dovrà arrivare col testo unico. Ci sarà altrettanto coraggio, in particolare sull'articolo 18. Al Ministro Giannini invece chiederei questo, cioè la riordine di classe di concorso era atteso da 6 anni, da 7, quasi 8, dalla riforma Gelmini. In realtà manca ancora un altro tassello, cioè come si cambia l'abilitazione all'insegnamento a medie e superiori. Questa è una delega della 107, a che punto state? Se ci può dare qualche dettaglio. Grazie. Rispondo puntualmente alla sua domanda, aggiungendo un terzo punto rispetto all'importanza dell'attuazione e alla serietà delle norme che hanno sempre una cogenza, e che credo si leghi poi alla risposta che le devo. Tutte queste norme che fanno parte di una riforma importante, noi non le abbiamo fatte per approvare delle leggi, ma le abbiamo fatte per cambiare la vita alle persone. E cambiarla come? Cambiarla cercando di fare quello che oggi le persone chiedono. E alla pubblica amministrazione si chiede più semplicità e più trasparenza. Io credo che questa sia la risposta anche alla sua domanda. Io non ho mai amato la retorica dei fannulloni, che credo abbia fatto solo male al nostro Paese, e credo che la norma sui licenziamenti, che effettivamente è una norma approvata ieri in via preliminare in Consiglio dei Ministri, che poi confluirà nel testo unico sul pubblico impiego, dove ci sarà un insieme di norme che dovranno rendere concreto l'esercizio dei procedimenti disciplinari, perché questo noi abbiamo sempre detto: non approviamo norme come esercizio astratto e teorico, approviamo norme per cambiare la vita delle persone, per cambiare la realtà delle cose. E quindi questa norma non si inserisce in una retorica generale sbagliata sui fannulloni. La maggioranza dei dipendenti pubblici, delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, io credo lavora con onestà, dedizione, competenza, anche a causa della crisi, con dinamiche salariali che sono state in questi anni contratte. Quindi questa norma prima di tutto risponde a loro. Ed è una norma che però deve cambiare la realtà delle cose.
E ovviamente abbiamo lasciato in caso di omissione di fatto la penalizzazione dell'omissione da parte del dirigente, così come abbiamo lasciato anche, come ha già detto il Presidente del Consiglio, il fatto che il dirigente che non si muova nei tempi prescritti dal decreto è lui passibile di licenziamento. Sull'articolo 18 continuo a ripetere quello che ho sempre detto, non penso che sia un fatto di coraggio, e il fatto, diciamo, che non ci manchi il coraggio è, credo, testimoniato per quanto riguarda il mio lavoro, da tutto il resto e da questa norma che in 48 ore allontana i truffatori dalla pubblica amministrazione, perché io credo che non sia etico che chi viene visto con un video a truffare la pubblica amministrazione possa, come se nulla fosse, 3 giorni dopo stare in ufficio. Detto questo, c'è un problema oggettivo di differenza sui datori di lavoro. Il datore di lavoro privato ragiona con sue risorse, il datore di lavoro pubblico ragiona con risorse della collettività, che non sono risorse di nessuno, ma sono risorse di tutti. E credo che questo sia un po' il filo rosso anche di tutti i decreti che noi abbiamo approvato. Non si sprecano euro pubblici perché sono risorse di tutti. E allora che cosa succede? Se noi applicassimo le regole approvate sul lavoro privato al lavoro pubblico, potremmo avere una situazione che creerebbe un doppio danno alla collettività, perché qualora quel licenziamento fosse ritenuto illegittimo, avremmo una strana e paradossale situazione nella quale il lavoratore viene allontanato dal suo dirigente sovraordinato pagando un'indennità e quindi con un danno erariale per la collettività, e verrebbe allontanato illegittimamente un lavoratore, quindi doppio danno, che ha fatto un concorso, che dovrebbe poi essere sostituito con un altro lavoratore facendo un altro concorso e quindi con ulteriori costi per la collettività. Quindi credo che questa sia, diciamo, una ragione evidente per la quale noi la durezza con chi sbaglia nella pubblica amministrazione, per questa differenza che c'è nella natura diversa dei datori di lavoro e del tipo di risorse di cui parliamo, la dobbiamo esercitare in altro modo, e per questo noi nella delega abbiamo scritto con chiarezza che il nostro obiettivo è fare in modo che ci sia un concreto esercizio dei procedimenti disciplinari e degli esiti dei procedimenti disciplinari. Cosa significa? Significa non scriviamo norme teoriche, non scriviamo norme che poi non arrivano alle sanzioni perché si bloccano a causa di vizi formali, ma scriviamo norme che cambiano la realtà delle cose e che quindi sanzionano e arrivano al licenziamento quando il dipendente pubblico ha sbagliato e deve essere sanzionato. Delega sulla formazione iniziale è una, dal mio punto di vista, delle più importanti. Stiamo lavorando a questa come alle altre 8 deleghe previste dalla legge 107. E quindi nel rispetto dei tempi, considerando che ovviamente c'è ancora una fase transitoria che porterà per esempio all'attivazione di un tirocinio formativo attivo per non lasciare sospesa una generazione che non rientrerà in questo concorso di imminente bando e dovrebbe quindi aspettare comunque una messa a regime che richiede, come abbiamo già detto su altri capitoli, complessivamente un triennio. La delega però sarà naturalmente ultimata nei tempi previsti, cioè i 18 mesi, a partire dal luglio dell'anno scorso. Il principio fondamentale di questa delega, lo dico con molta semplicità, senza tecnicismi, è far sì che non solo il precariato sia stato fermato con questa grande azione del piano straordinario assunzionale e con tutti i principi che abbiamo inserito e adesso attuato con la buona scuola, ma non si ricostituisca più, perché la delega prevede di far sì che i tirocini vengano fatti dopo che i futuri insegnanti sono già stati selezionati per fare gli insegnanti. E questa è una rivoluzione veramente, non solo culturale ma anche tecnica, importantissima per la scuola italiana. Approfitto sulla, pochi dettagli, perché le cose, insomma, le conoscete, sono già state anche ampiamente rese note, sull'atto che abbiamo fatto ieri, che è un atto molto semplice, direi di contorno rispetto al pacchetto dei decreti sulla pubblica amministrazione del ministro Madia, ma che ha una sua valenza fondamentale. Primo, perché erano 8 anni che si attendeva questa azione, i criteri sono 3, molto semplici:
adeguamento delle classi di concorso alla nuova realtà dell'università e della scuola, perché oggi avevamo delle classi di concorso che non rispondevano più né a come si formano i giovani dell'università e tra essi quelli che vorranno fare gli insegnanti, né a com'è la scuola, soprattutto la scuola secondaria. Innovazione necessaria, ci sono licei coreutici per esempio musicali e mancavano le classi per l'insegnamento, c'è un 10% di ragazzi nelle scuole italiane che non sono italofoni e sono quindi nella condizione di dover imparare la lingua con insegnanti specializzati, quindi l'insegnamento di italiano per stranieri è fondamentale per fare un lavoro integrativo vero e non teorico o anche qui retorico. E infine semplificazione, in perfetta coerenza con quanto stiamo facendo in tutti gli altri settori, da 168 si passa a 116 classi e si eliminano quella proliferazione che aveva alimentato le graduatorie senza avere più una realtà diciamo di riferimento, elettrotecnica ed elettronica non ha più senso visto che la formazione è identica, che siano classi distinte, per fare un esempio molto molto semplice. Tutto questo serve a ritornare alla Costituzione. Scusate, l'ho già detto tante volte perché le cose sembrano scontate quando si realizzano, ma fino a poco tempo fa erano assolutamente un'utopia. Si ritorna alla Costituzione, a scuola si entrerà in Italia con un concorso regolare, questo lo ricordo è di 63.710-712 posti, mi sembra, per il triennio 2016-2018, quando questi insegnanti selezionati saranno messi in ruolo, quindi nel completamento di questo triennio, si andrà ad un nuovo concorso. E anche questo, insieme alla delega sulla formazione iniziale, è la garanzia che la qualità della nostra scuola cambierà nel tempo. E qui lo dico, se posso, anche un commento molto rapido alle questioni che sollevava prima Corrado Zunino, che sa bene come nel mondo dell'istruzione, ma molti altri anche, di grande complessità come la pubblica amministrazione, le riforme non si attuano schiacciando un pulsante ma attuandole nel tempo. Siamo perfettamente consapevoli che l'autonomia scolastica deve andare a regime e deve anche imparare sul principio della responsabilità diretta del dirigente scolastico, per esempio a utilizzare al meglio il potenziamento della classe docente, che è uno strumento potentissimo e fondamentale purché sia ben utilizzato, e la supplentite cosiddetta, che è una patologia grave e di lungo termine, direi quasi una malattia cronica della scuola italiana, sta cominciando a diminuire. Quest'anno, dati alla mano, abbiamo avuto 5.700 supplenze effettive, che sono un terzo, 14.000 erano state circa quelle, diciamo, assegnate all'inizio dell'anno del precedente anno scolastico, ma è chiaro che ci vorranno alcuni anni perché questo fenomeno si esaurisca del tutto. Quindi questi sono passi progressivi, ma comunque decisivi, verso un obiettivo che è quello della qualità e del merito. Sempre Davide Colombo del Sole 24 Ore. Volevo chiedere alla Ministra Madia sulla partecipate nella fase di transitoria, di prima applicazione, era ipotizzato, ho visto in qualche bozza, un elenco di società che sarebbero state escluse dall'applicazione del nuovo testo unico, oppure l'ipotesi, se non avevo interpretato male, di una esclusione con un provvedimento amministrativo, un DPCM. Ecco, che soluzione avete adottato e se c'è già un profilo delle società che verranno escluse da questo nuovo testo unico? Poi la seconda domanda, molto brevemente, era su questo anticipo sulla semplificazione della SCIA, cioè se si tratta di un anticipo rispetto alla delega più complessiva e se in questo caso che tipo di completamento avrebbe questa semplificazione, insomma, grazie. Le esclusioni dal testo unico sulle società partecipate sono le società quotate, tutte, le società che hanno emesso bond alla fine dell'anno scorso, entro il 31 dicembre del 2015, e abbiamo lasciato poi la possibilità con DPCM di escludere altre società, anche perché siccome questo decreto è un decreto che vale appunto per l'immediato e per la riduzione dello scottoc, ma varrà poi anche in futuro per limitare la possibilità di costituire società, abbiamo lasciato appunto la possibilità con DPCM di fare esclusioni puntuali. Un altro punto importante è che possono essere escluse anche le società partecipate che sono già in una fase avanzata verso la quotazione.
Questo perché abbiamo pensato di usare, di approvare questa norma proprio come incentivo alla quotazione per le società. Sulla scia. Più che un'anticipazione, diciamo che ieri abbiamo approvato in via preliminare la norma generale sulla scia e a questa norma seguiranno poi gli elenchi puntuali dei procedimenti che oggi necessitano di autorizzazione espressa e di quelli invece che non prevedono autorizzazione espressa. Perché credo che il decreto legislativo sulla scia sia una grande novità? Perché anche qui sarebbe facile dire ci si è provato tante volte, qual è la garanzia che questa volta funziona? Io credo che la garanzia è data dall'altro decreto, cioè dal decreto sulla conferenza dei servizi. Qual è la novità vera? Siccome oggi di fatto la maggior parte delle cose che si possono fare con scia si possono fare con scia formalmente, ma poi hanno una serie di subprocedimenti che necessitano di autorizzazioni espresse, la vera novità è che noi diciamo, caro cittadino, caro imprenditore, tu vai con un modulo che è lo stesso in tutta Italia, in un unico ufficio dell'amministrazione. Dai quel modulo riempito a quell'unico ufficio e quell'unico ufficio non ti può richiedere altri documenti rispetto a quello che è contenuto in quel modulo e sarà poi quell'unico ufficio a cui tu ti sei rivolto che dovrà, appena tu depositi la scia, convocare la conferenza dei servizi. Dato che noi abbiamo fatto un'operazione molto seria sulla conferenza dei servizi, dando alla decisione finale della conferenza dei tempi certi, abbiamo la certezza che anche il meccanismo della scia giri e che quindi dia al cittadino certezza di regole e di tempi, semplificando il suo rapporto con l'amministrazione per avere una risposta. Ovviamente, quando arriveranno in Consiglio dei Ministri gli elenchi, sarà un elemento in più di certezza per i cittadini e per gli imprenditori. Finito? Io sulle Camere di Commercio, che cosa, come va interpretato e che tempi immagina? Un approfondimento per approvarlo prossimamente. Sì, è vero che si era parlato all'inizio di portarlo in questo primo pacchetto di decreti e invece slitterà un prossimo Consiglio dei Ministri. Ma si parlava in alcune bozze iniziali di servizi pubblici locali di una cancellazione del diritto di privativa dei comuni sui rifiuti. Volevo sapere se questa cosa era stata confermata o meno. Noi abbiamo impostato quel testo come un testo che deve dare servizi di qualità ai cittadini sui servizi pubblici locali che fanno parte, diciamo, della vita quotidiana di ognuno di noi e quindi abbiamo voluto innanzitutto fare chiarezza sulle modalità di affidamento. Dico fare chiarezza come un obiettivo, diciamo, importante perché in questi anni tra interventi legislativi continui e nevrotici, referendum e sentenze della Corte Costituzionale, tutto questo in una normativa comunitaria, diciamo, che spesso non è stata ben tradotta nella legislazione nazionale, ha creato una grande confusione su come si possano affidare le gestioni dei servizi pubblici locali. Quindi i punti qualificanti di questo decreto sono: il primo, la competizione nella gestione degli affidamenti rispettando la normativa comunitaria, quindi in modo molto laico, non è che diciamo privato o pubblico, ma diciamo la gestione, se viene data a un socio privato deve passare per gara, se viene data a una società mista il socio privato della società mista deve passare per gara e se viene affidata a una società in house, quindi a una gestione pubblica, ci deve essere, diciamo, una certificazione che quella gestione sia una gestione a vantaggio e non a svantaggio dei cittadini, cioè sia una gestione che non spreca risorse pubbliche. L'altro aspetto fondamentale è quello dei costi standard che dovranno dare le autorità insieme a contratti tipo e bandi di gara e credo che questi due elementi di fatto sono gli elementi qualificanti che portano ad avere servizi di qualità per il cittadino con un prezzo coerente all'interesse generale. Quindi non parliamo di privative in questo decreto. Mariana Berti dell'Ansa, volevo
commissione di atti di ufficio nel caso in cui non segnala il cosiddetto furbetto del cartellino. Questo che significa che è anche possibile la reclusione? E poi anche un'altra domanda intanto il licenziamento, poi diciamo c'è una giustizia, ci sono dei magistrati. Quindi non è escluso, insomma, ecco, se viene verificata questa ipotesi. Non mi sostituisco alla magistratura. Invece sulle partecipate, quando sarà il caso di avere un amministratore unico, quando sarà il caso di avere un CDA, sempre in limite di 5 membri, sarà un decreto a deciderlo? No, noi abbiamo semplicemente di fatto ribadito la norma che già era in vigore, cioè il fatto che una partecipata possa avere un consiglio di amministrazione di 1, 3 o 5 persone. Abbiamo voluto enfatizzare con il di norma diciamo, la possibilità di avere un amministratore unico, questo sempre per, come dire, limitare posti e gettoni di presenze, però la possibilità poi motivata della partecipata di avere consigli di amministrazione di 3 o 5 persone è mantenuta. Finito. Grazie a tutti. Scusate, solo qualche puntualizzazione sulle date e sui contenuti del concorso, perché ho letto cose un po' talvolta diverse. A questo punto siamo in grado di dare tempi certi, saranno 3 bandi entro la prima settimana di febbraio, infanzia e primaria, scuola secondaria e sostegno, che è la prima volta che ha un bando separato, prove scritte computerizzate ma non quiz, quesiti a risposta aperta, di cui un quarto in lingua straniera, e questo è l'indicatore importante che fa sì che avremo progressivamente una classe di insegnanti preparata anche sul piano linguistico, e mi sembra che quindi questo sia una garanzia di qualità che comincia con una generazione di 63.000 insegnanti per una platea, anche questa importante, di circa 200.000 candidati, quindi uno su tre più o meno ha una garanzia di, se fa bene le prove ovviamente, di superare il concorso. Grazie, arrivederci, buona giornata.